Il progetto Casa d'Asilo è un progetto finanziato dal Ministero, uno dei 73 progetti nazionali finanziati dal Ministero, che mira all'accoglienza, alla creazione di posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati all'interno dei progetti SPRAR, che sono quelli di accoglienza dei rifugiati richiedenti asilo. Noi abbiamo attivato 12 posti d'accoglienza sia in comunità che in affido familiare. Dagli anni 2000 fino agli anni 2006-2007 noi abbiamo accolto, credo unica città in Italia, quasi tutti i minori stranieri non accompagnati direttamente in famiglie. Abbiamo affiancato questi percorsi con un'equipa di educatori e mediatori per accompagnare appunto i processi educativi, di integrazione e anche di affiancamento alle famiglie. E sono stati percorsi molto buoni, i ragazzi hanno fatto formazione, hanno preso un lavoro, molti sono anche poi tornati nei loro paesi con delle competenze e una formazione. Vorremmo ripetere l'esperienza con Casa d'Asilo, riprendere l'esperienza fatta della accoglienza in famiglia anche con questa nuova tipologia di minori stranieri che sono diversi rispetto a quelli degli anni 2000, inevitabilmente. Allora erano ragazzi albanesi, marocchini, tunisini, quasi mandati dalle famiglie per apprendere un lavoro, adesso chiaramente sono minori che arrivano con i percorsi dei migranti, quindi scappano da guerra, hanno subito magari violenze, percorsi, tragitti molto complicati e quindi sono altri minori stranieri, ma vorremmo mettere insieme, le due esperienze. Le famiglie disponibili all'accoglienza non ne abbiamo mai avute tantissimo, però è vero che registriamo con molta soddisfazione anche con sorpresa alcune novità perché abbiamo avviato il progetto Rifugiati in Famiglia e abbiamo raccolto molte disponibilità. Rifugiati in Famiglia si parla di rifugiati adulti che hanno già fatto un percorso di SPRAR, quindi speriamo che ci sia una sensibilità anche in questa direzione. Lanciamo un appello, insomma, alle famiglie perché abbiano un moto di solidarietà davvero in un momento così difficile, perché vedere tanti ragazzini provati che arrivano dopo viaggi dove magari hanno perso gli adulti di riferimento durante questi viaggi, credo che chiunque si trovi in quella posizione come genitori e prova a immaginare che un proprio figlio debba fare un percorso del genere, non desidererebbe altro dall'altra parte che non una famiglia con una volontà, una disponibilità d'accoglienza come quella che stiamo chiedendo.